L'occasione è un incontro in Conf Cooperative, ma è ovviamente l'occasione di parlare ovviamente di crisi di governo e di quello che sta succedendo a Roma, con chi a Roma ci vive praticamente tutti i giorni, uno dei parlamentari di Como, Nicola Molteni, della Lega Nord. Allora, la domanda, Nicola, è quella che ti faranno tutti e ti fanno tutti quando ti incontrano. Ci vuole una monetina per decidere che cosa succederà? Difficile, un mago ci vuole per decidere cosa succede adesso. Vediamo quello che accadrà mercoledì, presidente Letta, alla luce della crisi di governo che si è aperta ieri con le dimissioni dei ministri del PDL, verrà Camera e Senato e a quel punto lì vedremo se ci saranno le condizioni, se porterà delle nuove condizioni per poter continuare nell'azione di governo oppure se andrà a voto anticipato. La Lega cosa dice? La Lega dice che questo è un governo che ha tradito gli obiettivi e che ha fallito rispetto alle promesse che erano state paventate 6 mesi fa. È un governo che ha tradito il Nord, è un governo che ha fatto del rinvio delle scelte la sua priorità dell'azione politica e quindi a nostro avviso è un governo che deve andare a casa e bisogna andare al voto anticipato. E voi dite sicuramente, Nicola, che non darete la fiducia, l'avete già detto, non darete la fiducia al governo. Noi non abbiamo dato la fiducia 5 mesi fa. Siete astenuti l'altra volta. Ci siamo astenuti, abbiamo dato un'apertura di credito a questo governo proprio perché le priorità del paese erano tante, dal lavoro all'occupazione al rilancio dell'economia. Tutte queste promesse sono state tradite prima e rinviate poi, vediamo il tema dell'IMU, vediamo il tema dell'IVA, 6 mesi di promesse tradite, quindi per noi la conseguenza inevitabile è quella di ridare la parola ai cittadini. Grazie Nicola. Grazie a voi.